Sindaco Cariati al centro di una manifestazione importantissima per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Così. Ma innanzitutto noi siamo orgogliosi di ospitare una tappa della staffetta nautica nazionale. Siamo orgogliosi perché la manifestazione è importante, è una delle tante manifestazioni che si sono organizzate per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma fra le tante sicuramente appunto tra le più rilevanti. Questo ci serve naturalmente, non lo nascondiamo, anche per far conoscere questa nostra bella struttura, questo porto turistico, che noi speriamo possa diventare l'approdo di tanti diportisti e possa diventare davvero quella struttura territoriale che è, diciamo, nei nostri auspici. Un porto che diventa una porta sul territorio del Basso Ionio Cosentino, che è un territorio che ha tante potenzialità. Tra queste potenzialità sicuramente la vocazione turistica è la principale, una vocazione che però a questo punto deve essere concretizzata, realizzata nei fatti. Grazie. Thank you.
è che vanno al piquale. Stanno venendo qui. No, si girano. Ah, si girano. Hanno messo il paraporto dalla volta parte. Sì, esatto. Si sono ignoranti in potere. Poi i paramordi per favore, ragazzi, i paramordi a prua, dovete guardare a prua, c'è la bandiera mariana e ce l'hanno là dentro la bandiera, vai, tanto che se ne giù. Valerio, a chi dobbiamo consegnare? Non lo riconosco, Allora, viene prima il testimone e poi di seguito la bandiera. Il testimone e questo. Almeno là. Non lo riconosco. Il prefetto viene bene. Aspetta, entra, venite piano piano. Vai avanti. Yeah.
casa e alla stampa. Questo è il presidente e questo è il presidente. No, gentilmente, per favore. Adesso il prefetto firma la pergamena che verrà consegnata al Presidente della Repubblica. Qui. Sì. Questa resta a noi, a Roma, nella nostra sede di Unione. Grazie. Grazie a lei, signor prefetto. Grazie. Mi raccomando, non perda un minuto, perché mi fucilo. Vi saluto di compiacimento per questa splendida manifestazione organizzata da Asso Nautica di Cosenza Italiana, di Direzione di Cosenza, e questa splendida organizzazione nata dalla rete delle Camere di Commercio e favorita dalla rete delle Camere di Commercio, che assume sempre più in prestigio ed importanza. Questa è una delle manifestazioni che si colloca nell'ampio paniere di iniziative avviate quest'anno per le celebrazioni del 150enario dello Stato e dell'Unità della Nazione, ma è la prima volta, almeno per quanto mi riguarda, che coinvolge la gente di mare. È una splendida iniziativa. Noi siamo un paese, il nostro paese ha 8.000 e passa chilometri di costa, ha un numero considerevole di comuni che si affacciano sul mare, e non vi è dubbio che l'idea della nazione ha trovato linfa ed alimento nelle comunità locali. Era giusto e doveroso evidenziare anche questo ruolo dei comuni delle riviere che affacciano sul mare. C'è un filo ideale che congiunge l'attività, le iniziative risorgimentali, le battaglie risorgimentali con la guerra di liberazione, con l'affermazione del principio repubblicano. Ieri abbiamo celebrato il 2 giugno, la festa della Repubblica, con il 48, con la promulgazione della Carta Costituzionale, principi ineludibili di libertà che devono coinvolgere tutti noi e che devono alimentare la nostra vita quotidiana. Ed è con questo auspicio l'esaltazione dei principi di libertà e di equità, con la speranza e con l'auspicio che il momento difficile che sta vivendo la nautica in questo paese si possa risolvere quanto prima, io vi auguro i maggiori successi. Grazie. Grazie signor prefetto, a nome della Sonautica Italiana ringrazio tutte le autorità, mi fa piacere vedere il sindaco di Cariati assieme ai suoi colleghi sindaci che si affacciano lungo questa bellissima costa, e mi fa anche piacere un grazie a tutte le autorità presenti, dalla Capitaneria di Porto al Comando dei Carabinieri, e quindi è un essere insieme importante perché ci unisce, come ricordava il prefetto poco fa, su quella che è questa nostra Repubblica che poi è unita dal mare. Siamo partiti da Trieste il 12 maggio, da Piazza Unità di Trieste, chi di voi è stato sarà quella meravigliosa piazza che si affaccia sul mare e che è una metafora. Ma perché andate alle Seychelles o ai Caraibi? Questi. Grazie, io non mi nascondo che per la seconda giornata emozionata ieri con Sua Eccellenza il Prefetto
giornata della festa della Repubblica, è stata una giornata particolare, molto intensa, ricca di emozioni. Io ringrazio Sua Eccellenza che l'invito di Assonautica non ha voluto mancare a questa importante manifestazione, perché è una manifestazione che è carica anche di significato, perché è una manifestazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Cari noi, qui o si rifarà l'Italia o si muore. Bella e altamente significativa la frase di Alessandro Manzoni dell'8 marzo 1821. Non vi alloca ove sorgono barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più. Bravo! Bravo! Buongiorno, il saluto dell'amministrazione comunale, della comunità cariatese, a tutte le autorità civili e militari presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, al Presidente Pontella, al Presidente Galiotti. Quando sono partite le note dell'inno e poi diciamo si è alzato il coro, non vi nascondo che ho provato una forte emozione e credetemi, non è retorica, una emozione vera, perché credo che in questo anno che si sta celebrando l'anniversario dei 150 anni di unità della nostra patria, gli italiani stiano davvero riscoprendo il senso, il significato di questo termine. Questa è una manifestazione particolarmente significativa e che ci inorgoglisce particolarmente come cariatesi. È una manifestazione, è una staffetta che parte da Trieste per poi giungere a Gaeta, e dall'altra parte sul Tirreno partono da Imperia, appunto per ricongiungersi poi a Gaeta, a Roma. È vero che noi celebriamo i 150 anni dell'unità della nazione, però io dico sempre, nelle numerose, e anche questo è significativo, manifestazioni che si susseguono per la verità in ogni dove, e cioè con una forte partecipazione delle comunità, ma una forte partecipazione dei cittadini, dico sempre che noi dobbiamo acquisire la consapevolezza che stiamo celebrando anche una civiltà, che è la civiltà italiana. Noi, e nella stratificazione storica di questa civiltà, certamente il mare ha svolto un ruolo fondamentale, un ruolo primario. Il mare davvero unisce. Io voglio ringraziare in maniera particolare i nostri pescatori. Non è un caso che la staffetta a Cariati viene affidata ai pescatori e saranno i nostri pescatori a portarla poi a Crotone. Non è un caso, perché Cariati ha una storia, diciamo, che è fatta di terra e di mare. Noi siamo un popolo soprattutto contadino, ma abbiamo una marineria storica, quindi c'è un incrocio di culture che veramente rende la nostra identità particolare. Però spesso abbiamo vissuto il mare, un po' come tutti i calabresi, lo abbiamo vissuto in maniera negativa, perché è dal mare che sono arrivati i pericoli, e quelle mura che ci guardano lì dall'alto ne sono il segno, no? Sono il segno di questa paura atavica. Oggi dobbiamo riscoprire il mare come risorsa. Io ringrazio l'Assonautica non solo perché ha voluto che questa manifestazione si svolgesse a Cariati come porto di approdo della Calabria, come primo porto di approdo della Calabria, ma ringrazio l'Assonautica anche per i progetti che ha
e che sta realizzando proprio sul nostro territorio, proprio perché rende concreta quella sollecitazione che il presidente Pontelli faceva al presidente Gagliotti. Le assicuro, presidente, che il presidente Gagliotti davvero sta lavorando alacremente e io devo dire che sono rimasto sorpreso. Spesso io vengo sollecitato per le cose che devono venire a venire, che insomma a Cariati, vengo sollecitato dal presidente Gagliotti. È uno sprone per tutti noi, io spero di essere all'altezza nei prossimi anni affinché questi progetti trovino realizzazione concreta. Grazie a tutti voi.